Dating. No, no, non è dating, perché guarda la mano, guarda la mano. Però lei gliela sta prendendo. Cioè lei gli sta tenendo la mano, però lui c'ha la mano distanziata dalla gamba. Cioè, porco Dio, ma lo fanno veramente apposta questi pezzi di merda. Che cioè, diciamo che con la tua fidanzata la mano la tendi ad appoggiare, però fratello e sorella non so quanto tendi. Io non c'ho sorelle né fratelli, non so quando tendi a prendergli la mano. Dai, 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 fidanzati. Bene. Sherlock Holmes. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. Ten toes down. Dio cane, porco Dio. Perché tu ovviamente la prima cosa che dici qui è fratello e sorella, sì. Qui la prima cosa che dice è fratello e sorella, secco. Secco. Però lui c'ha la faccia da tipo faccio sesso. Cioè questa è la faccia faccio sesso. Lei è una faccia innocente. Lui però c'ha la faccia io faccio sesso. Quindi dating. Riconosce troppo la faccia maschile, ragazzi. La faccia maschile si riconosce. Questa è la faccia di uno che scopa. Questa è la faccia di uno che scopa. Ti guarda con l'occhietto come per dire io me la bombo, amico. È quella faccia, sì. Bravo Ronald Weasley. Porco due, i cordi. Ma Mauro Icordi. Io assomiglia me lo cazzo. C'ha la faccia innocente, c'ha... Lei c'ha la faccia più da una che prende il cazzo, ma non da lui. Fratello e sorella. Porco Dio, sono Sherlock Holmes. Sono Sherlock Holmes. Ve l'ho detto, ragazzi. È così che funziona. Vediamo un po' se riesco ad analizzare anche la prossima. Sì, ma le donne sono più difficili da analizzare, non lo so. Lei, allora, la ragazza a destra c'ha la faccia da sesso, secondo me. C'ha la faccia da faccio sesso. Io dico dating. Let's go, let's go, let's go, let's go. È arrivato il momento, te lo dico. Oh no, il capo degli Sdrogonimus. Il capo degli Sdrogonimus vuole comunicarmi qualcosa. E qui abbiamo un problema, amici, però. Qui, amici, abbiamo un problema. In senso. Dai, ragazzi, sono... So fratello e fratello e fratello, zio. Non ci credo. È molto semplice, non ci credo. Non ci credo, zio. Ma sono dating tutti e tre. Cioè, vedi, allora, questa... Cioè, è l'immaginario collettivo, no? Questo è proprio il discorso, quello là, no? Quando stai lì con gli amici tuoi e c'hai problemi di donne e fai dici... Ah, regà, ma lo vedi? Mannaggia, ma potevamo essere gay, zio cane? C'avevamo zero problemi nella vita. Ecco, questo sono io e il maestro e boh, Gianmarco in un'altra vita, zio. Bel dating a tre. Porco due, frate, GG. La Stallion Sub. Deve essere divertente comunque un dating in tre. Rebbe, dovremmo provare effettivamente. C'è qualche ragazza che ti piace? Se potrebbe provare a fare un dating a tre. C'è qualche ragazzo che ti piace? Sono stato outplayato, amici, ci ho provato. Via, ritirata. Allora, sono un sacco carine. E c'è letteralmente zero possibilità se hanno sorelle. Quindi automaticamente sono sorelle. Amici, allora secondo me è fatta al contrario. Secondo me resta fatta al contrario questa. Secondo me resta fatta al contrario. Però vabbè, dai, sì, se non fanno sesso questi, veramente io so Pippo, sì. No, fidanzati. Si vede che scopano, frate. Cioè, si vede tutta la vita, sì. Non lo so, forse dipende. Vabbè, vediamo poi le circostanze. Vediamo, allora, effettivamente, se la metà superiore è Dua Lipa, poi sotto può averci quello che te pare, mi va benissimo. Allora, Zano, ti faccio la domanda finale. Fabio, era quella la domanda? Ecco. Ragazzi, T'ho risposto, Fabio. Se la metà superiore è Dua Lipa, sotto può averci quello che cazzo te pare. Sì, me ne sbatte una sega, va bene, amo. Va benissimo. Allora, amici, eroi che siete con me fino alle 5:40. Poi so che vi chiedo se vedete un mio commento sotto una foto di Dua Lipa su Instagram, mettetegli like, così prendiamo i top comment e magari ci nota. Ma che c'entra Dua Lipa vera? Io dico lei, ma col cazzo. E vabbè, per cazzo io lo mettemo. Però innanzitutto dobbiamo prima arrivare alla base, che è Dua Lipa vera. Poi il cazzo in qualche modo io lo troviamo, io un bastimo. Allora, qui... Ragazzi. Oh, raga, porco Dio, non la posso. Mi sta scruta l'anima. No, zi, questo è sesso. Questo è sesso, zi. Se vede dalla faccia del sordato, questo è sesso, zi. Questo è sex. Mamma mia, ragazzi, niente, non mi sbaglio, fratello. Lo sguardo delle persone non mi frega, zi. Questo è sesso, frate, si vede proprio dal sorrisino compiaciuto del soldato e dal sopracciglio alzato della signora. Porco Dio, raga, sono uguali. Sono letteralmente identiche, ragazzi. Sono identiche, raga. Cioè, sono identiche, ragazzi. Dai, so sorelle, dai. Non c'hanno la faccia
Sembrano molto semplici. Sembrano persone molto semplici. Non riesco a leggergli in faccia effettivamente se fanno sesso o meno. Probabilmente perché non ne fanno, fratello e sorella. Datjin! M'hanno fregato. So bravi. M'hanno fregato. M'hanno fregato, amici. So bravi. Si vede però perché so carini. Questo non è sesso tra di loro. Tra di loro è amore. È amore vero, si vede. È amore vero, si vede. Bravi. Dici dite Datjin. Questo ce l'ha un po' la faccia da sesso, però boh. Io dico dating, vai. Nice. Very nice. Oh, raga, qua c'è il face up. Vedi, questo è face up, sì. Questo è face up. Questa è la faccia di una persona, di uno dei due, messa su uno dei due. Questo è face up. Qui mi stanno prendendo per il culo, sì. Cioè, questi in realtà secondo me sono dating, ma sono letteralmente la stessa persona, soltanto che hanno fatto il face up a un altro. Cioè, tu mi vuoi dire che veramente so così? Ma sono uguali, regà. Ma sono troppo uguali, no? Non può essere vero, sono letteralmente uguali, soltanto uno messo dall'altra parte, reverse. No, frate, cioè, è impossibile. Sì, lui sembra finto, esatto. Sto a triggerà. Giga Chad, ragazzi. Dite che scopano. Nah, troppo fratello e fratello. Scopano. Posso dire una cosa? Vi iscrivete al canale? Cioè, non è possibile che porco 2 il 50 e passa per cento delle persone che guardano i video miei non è iscritta, raga. Cioè, ma vi rendete conto? 50% di quelli che guardano i video! Mortacci vostri! Cliccate quell'iscriviti, attiva quella campanella e vattene a fanculo, porco. Gli ha fregato il rossetto. No, non scopano loro. Ma porco Dio, ma scopano tutti, cazzo. Ma se scopano pure tra fratelli qua. Questo è l'ultimo, mi sono rotti i coglioni, mi hanno fatto rosicà. Fratelli, sono stato outplayato. Daitnj. No, faccio l'ultimo. Voi dite fratello e sorella, ma gli sta accarezzando la testa così e... Vabbè, però ci sta, sì, fratello e sorella, è vero. Amici, però porco Dio, dai, vedi, quella mano lì significa che gli accarezza l'uccello, non... Cioè, è una metafora la mano che accarezza la testa, porco due, porco. Vedi, m'avete baitato, ma vedo. La famosa testa di cazzo, vedi, esatto. Sandrino Bastono. Dating. Mi sono rotto il cazzo. Voglio fare l'ultimo, appena lo prendo vado via. Madonna, questo è quadrato e lei è una figa. Gli occhi sono uguali, sì. Mi auguro per te, amico strano... Che tabombi. Dating. Bravo, frate. Ti prendi il mio applauso. Sono fiero di te. Sono fiero di quest'uomo. È molto carina lei, è molto bella. Porco zio, è bella, sì. Carina anche lei. Vabbè, pure lui in realtà non è brutto. C'hanno i sordi, sono ricchi. Perché vedi, stanno dietro tutte le cose. Questi sono fratello e sorella. Pezzi de merda. Due scopano tutti qua, mi hanno rotto i coglioni. Ragazzi, dica. Vabbè, ma è uno scam però. Sì, io inizialmente li beccavo tutte. Poi dopo una certa ho perso tutta la streak. Sì, ho capito, ma c'è, ma è incredibile. Alcuni si sono fatti uguali. Simblonks. Molti per me sono fake. Sì, molti per me sono fake.